L'associazione di volontariato Alda e Sergio per i bambini che vivono situazioni di disagio sociale è stata fondata 3 anni fa da Massimo Parenti. È costituita da un gruppo di soci volontari, tra questi 2 psicologhe, una insegnante di scuola dell'infanzia, un mago della magia comica ed alcuni imprenditori. Tra i diversi progetti da sottolineare l'Amaca Solidale, rivolto a bambini dai 7 ai 14 anni, progetto che coinvolge anche le famiglie. La psicologa Martina Di Tommaso. Esatto, è un progetto che ha coinvolto 24 famiglie, nello specifico noi abbiamo lavorato con loro in maniera circolare, cioè abbiamo fatto un lavoro singolarmente con i bambini e poi con i genitori dei bambini e poi si è stato all'interno di un gruppo il confronto tra di essi. Cosa è emerso? È emerso che ci sono stati, soprattutto dopo il periodo del lockdown, una serie di difficoltà, soprattutto legate all'aspetto emotivo, per questo il progetto ha avuto come base quello che erano le emozioni e quindi sono state svolte delle attività psicoeducative con loro. Il progetto è stato personalizzato perché ognuno di loro aveva età diverse, avevano vissuti ed diciamo così una maturità emotiva diversa e questo ci ha portato a lavorarci singolarmente con loro in maniera diversa. Il lockdown ha cambiato il rapporto tra genitori e figli? Assolutamente sì. Le emozioni principali che sono emerse nelle famiglie, soprattutto nei bambini, è la rabbia che veniva appunto manifestata oppure repressa e la tristezza, il fatto di essere chiusi comunque per parecchio tempo, non condividere i propri spazi, i propri giochi con i compagni. Quindi tutte queste limitazioni hanno avuto sicuramente un impatto negativo sia sui bambini che sulle famiglie in generale. Una nuova sfida personalmente per Massimo Parenti, gratificante sotto tutti i profili. Massimo Parenti che 22 anni fa, lo ricordiamo, ha fondato l'AGBE, Associazione Genitori Bambini Emopatici. Tante soddisfazioni sotto tutti i punti di vista. Ma certo, naturalmente un grazie va sempre a Lorella Coccarini con 30 ore che mi ha affiancato nei percorsi principali. A casa alloggio. A casa alloggio, ma prima ancora la struttura di oncoematologia pediatrica. Un altro aiuto me l'ha dato quando sono riuscito a realizzare il Day Hospital. Questa associazione è attiva con 3 progetti importanti. Uno lo ha sviscerato nei minimi particolari con grande chiarezza proprio Martina Di Tommaso. Sì, il secondo è quello del dentista che abbiamo iniziato di recente, ma soprattutto c'è un'altra, la presenza di una psicologa nel reparto di pediatria. È un'assistenza che si dà al genitore e al bambino stesso ricoverato. Non è sufficiente, diciamo, il medico che parla soltanto della situazione del bambino. La famiglia ha bisogno di qualcuno che gli dia delle soddisfazioni in quella. Un supporto, no? È un supporto a tutti gli effetti. Il bambino vuole attenzione e il genitore invece ha bisogno della spalla.